Assessore Marco Scajola, insieme a Giovanni Toti per questo giro nell'Imperiese, che non è più appunto dicevamo un giro di campagna elettorale, ma è un giro operativo. E si riparte dall'entroterra, dai sindaci di tutto questo territorio variegato e anche con diverse difficoltà oggettive. Ma sì, oggi è una visita in pieno Ferragosto, perché la regione anche nei giorni di agosto intendiamo lavorare, intendiamo soprattutto essere vicini ai nostri cittadini e in primis ai nostri amministratori. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro partendo dagli amministratori dell'entroterra. Poi incontreremo ovviamente anche gli amministratori della costa già nel pomeriggio di oggi, però abbiamo voluto proprio dare importanza agli amministratori dei piccoli comuni dell'entroterra perché rappresentano sicuramente un punto di riferimento della Liguria, rappresentano un grande riferimento per il rilancio turistico e economico di questo territorio e anche perché affrontano problematiche importanti che meritano l'attenzione della Giunta regionale. Con Giovanni ieri abbiamo girato tutto il Savonese, oggi gireremo gran parte dell'Imperiese. È un modo per lavorare da una parte nei palazzi genovesi dove dobbiamo prendere quegli atti e già qualcuno è già stato preso per migliorare la Liguria e dall'altro stare sul territorio per aiutare, ripeto, i cittadini e gli amministratori. Quindi una giornata importante, una giornata in mezzo alla gente, ma per noi una giornata di lavoro perché ascoltiamo le problematiche degli amministratori, cerchiamo con loro di fare squadra perché, come ha detto anche questa mattina il presidente Toti, dobbiamo fare squadra, ognuno col suo ruolo, i sindaci dei comuni fanno il loro, il presidente fa il suo e noi assessori facciamo il nostro. Dobbiamo lavorare in squadra, i problemi sono tanti, ma solo facendo squadra riusciamo ad affrontarli e magari anche, anzi sicuramente a superarli.